La serata in cui questa iniziativa è stata battezzata è questa. Questa ed è dedicata a voi. E non è un caso che questa cosa sia fatta all'Aquila, perché c'è gente come noi che vede l'Aquila come un posto, un centro propulsivo, un posto da cui ripartire e da cui guardare indietro in modo diverso da come lo si fa tradizionalmente. Siamo abituati a considerare sacra la memoria e l'oblio una dannazione, ma nella storia della cultura le cose non stanno così. È stato il giornalista, saggista e storico Paolo Mieli ad inaugurare sulle note dell'Adagio di Albinoni la stagione dei concerti dei solisti aquilani. Sul palcoscenico dell'Auditorium del Parco, insieme ai solisti, Mieli porta in scena i conti con la storia, immagini e musica, parole e testi tratti dal suo ultimo libro. La prima dello spettacolo all'Aquila, perché è una città che sta a cuore a tutta l'Italia e quindi per me sarà un giorno da segnare nell'agenda del cuore, ha detto Mieli, firma eccellente del Corriere della Sera, quotidiano che ha diretto per anni. Noi siamo abituati a considerare che la memoria è sacra e l'oblio è una dannazione, ma nella storia della cultura le cose non stanno così. L'oblio è strettamente intrecciato alla memoria, l'oblio è una cosa necessaria, fondamentale, da Platone a Omero. Per esempio, prendiamo proprio l'Odissea, il motivo per cui abbiamo messo l'immagine di Ulisse. Tutti crediamo, io quando faccio delle lezioni all'università o dei dibattiti, questo, ma come finisce l'Odissea? Tutti pensano l'Odissea finisca con Ulisse che torna a Itaca, si fa riconoscere da Penelope, sconfigge i Croci e vissero tutti felici e contenti. Che lancia un fulmine davanti a Ulisse, il fulmine gli cade sui piedi e così finisce l'Odissea. Voi capite perché normalmente la si racconta in un altro modo facendo la fine epica, perché è una fine bizzarra, tronca, una fine che non si capisce, che è stata molto studiata, è tutta incentrata su quella parola che compare al terz'ultimo verso, la parola oblio. Immagini e musica a raccontare la storia attraverso due millenni, filmati di repertorio della RAI e dell'Istituto Luce, accompagnati dalle note dei solisti aquilani e poi seguiti dagli interventi di Mieli, parole che hanno messo a fuoco storie di uomini, ma anche interpretazioni, errori di valutazione e menzogne, dall'Atene del V secolo alla Roma fascista, dall'Inquisizione allo schiavismo, da Giuda a Napoleone. La Divina Commedia e poi l'Odissea, un viaggio nella memoria intermittente, memoria e poi oblio, temi apparentemente contraddittori, ha detto il giornalista, ma strettamente intrecciati. L'oblio è una cosa necessaria. Esiste tuttavia una forma di oblio voluta, furbesca, da condannare. Attenzione però a quel discorso che ho fatto sull'oblio, perché ce ne sono di due tipi di oblio. Uno è l'oblio per scelta, quello di cui vi ho parlato io, che è necessario. Si conoscono i fatti, li si conosce per come sono realmente accaduti e si sceglie di depositarne alcuni soffitto, una mattina scegliete voi. Altri invece, altro discorso va fatto per un altro genere di oblio, che è l'oblio furbo, l'oblio astuto, l'oblio che a ridosso di momenti particolarmente drammatici della storia del paese o di una comunità si usa per nascondere delle colpe. Ed è a questo oblio, questo secondo tipo di oblio, un oblio odioso, antipatico, che facevano riferimento immagini e musiche più drammatiche che avete appena ascoltato.